Non fa nomi e non avanza alcuna ipotesi sulla composizione della nuova giunta al Comune di Pescara il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Stefano Cardelli, il quale preferisce attendere prima la proclamazione degli eletti. Sarà il sindaco Carlo Masci a scegliere i nomi dei suoi assessori, sottolinea l'esponente di Fratelli d'Italia, basandosi sul risultato delle urne. Come ci si muove in queste ore per la composizione della nuova giunta? Allora, intanto Fratelli d'Italia ha eletto 8 consiglieri comunali, quindi la rappresentanza più grande all'interno del Consiglio Comunale. Sicuramente ci sarà un peso importante nella composizione della giunta. Sappiamo esattamente, siamo molto tranquilli nella composizione della giunta, perché applicheremo la classica divisione numerica e quindi siamo molto tranquilli. I rapporti con le altre forze di coalizione sono serene, quindi siamo tranquilli. È scontato, aggiunge ancora Cardelli, che Fratelli d'Italia avrà una maggior rappresentanza ed un maggior peso nell'esecutivo del sindaco Masci, grazie alla nomina degli assessori, aggiunto ancora. Saranno recuperati alcuni esponenti di spicco che non sono risultati eletti per pochissimi voti. Credo che si aspetti la proclamazione ufficiale degli eletti, in modo tale che ci siederemo e stipuleremo questa giunta importantissima che traghetta Pescara nella nuova Pescara, e quindi un momento importantissimo per la città. Cardelli, per concludere, la nomina degli assessori potrebbe favorire qualche ripescaggio di personaggi che non ce l'hanno fatta per una manciata di voti? Sì, assolutamente sì, anche perché il livello del numerico degli eletti è stato altissimo, e quindi anche chi ha preso tanti voti non è riuscito ad entrare, quindi grazie alla surroga rientreranno in Consiglio Comunale persone che meritano di stare in Consiglio Comunale per la loro esperienza, per la loro capacità amministrativa. Si può ipotizzare una data per la formazione e la composizione del nuovo esecutivo? Io credo entro dal momento della proclamazione 7, 8, 10 giorni, non di più.